Come riconquistare chi amiamo ancora? Intanto, il primo punto che voglio sottolineare è che se vogliamo riconquistare chi amiamo ancora, dobbiamo elaborare una strategia, perché le cose non hanno funzionato, altrimenti la relazione non sarebbe finita. Un po' per, come dire, se noi riusciamo a nutrirci cibandoci dei frutti spontanei che la natura offre, allora possiamo continuare ad essere spontanei, ma se vediamo che cibandoci dei frutti spontanei che la natura offre facciamo la fame, forse varrà la pena imparare le regole dell'agricoltura, arare il terreno, concimarlo, zapparlo, insomma, e che significa nella metafora delle relazioni sentimentali imparare delle strategie per mettere in atto dei comportamenti diversi da quelli che abbiamo messo in atto di solito che non hanno funzionato. Ora, preso atto che non hanno funzionato, come fare a recuperare una relazione? Bene, innanzitutto il primo punto fondamentale è capire perché la relazione è finita. Le motivazioni per cui una relazione può finire appartengono a due grandi famiglie. Queste grandi famiglie normalmente sono, diciamo, la famiglia logico-razionale e la famiglia emozionale, cioè una persona o non siamo riusciti a soddisfare le sue esigenze logico-razionali, nonostante, diciamo, riuscissimo a soddisfarle emotivamente, allora in questa persona, dopo un po', la parte logica, come dire, ha preso il sopravvento, ha coercizzato la parte emotiva e ci ha fatto sì che, diciamo, la relazione si chiudesse. Quali sono le motivazioni logico-razionali? Beh, le motivazioni logico-razionali possono essere infinite. Dal fatto che non siamo, diciamo, all'altezza da un punto di vista culturale, economico, sociale, lavorativo, non soddisfiamo le esigenze dei genitori, bla bla bla. Le motivazioni logico-razionali possono essere infinite. L'altra grande famiglia sono le motivazioni emotive, cioè noi non siamo stati in grado di soddisfare le esigenze emotive dell'altra persona. Allora, nonostante magari piacessimo da un punto di vista logico-razionale, la sua parte emotiva ha preso il sopravvento e attraverso un meccanismo compulsivo ha fatto sì che l'altra persona ci lasciasse. E quindi se non siamo stati in grado di soddisfare le esigenze emotive, quindi ognuno di noi ha delle esigenze emotive. Perché la parte logica agisce attraverso il meccanismo della coercizione, la parte logica può coercizzare la parte emotiva. Mentre la parte emotiva, quando non è soddisfatta, può agire in modo compulsivo sulla parte logica. Il modo compulsivo è un modo non controllato, diciamo, al di fuori, trascende ogni possibile controllo il modo compulsivo. Ad esempio, per fare un esempio, la persona che vuole fare la dieta e poi si sveglia di notte e svuota il frigorifero nonostante non volesse farlo. Insomma, oppure non voglio telefonarti, ma mi ritrovo a fare il numero e a chiamarti, insomma. Questi sono i meccanismi compulsivi e si manifestano quando non è stata, diciamo, soddisfatta l'esigenza di tipo emotivo. Ora, quindi dobbiamo capire se orientarci più da un lato o più dall'altro lato, ovviamente, più sul lato emotivo, quindi dobbiamo capirlo. Potrebbero essere anche entrambe le situazioni, però diventa già molto più difficile perché normalmente una prima prevale sull'altra, per cui come facciamo a capire se la relazione finisce per motivazioni logico-razionali o per motivazioni emotive? Beh, se finisce per motivazioni logico-razionali, normalmente la persona ce lo dice, perché la sua elaborazione è più lunga, la parte logico-razionale elabora le cose in modo complesso, per cui difficilmente sono cose improvvise. E sicuramente ce l'avrà detto diverse volte nel tempo, insomma, avrà manifestato, perché la parte logica è specializzata in questo, è specializzata nel parlare. Quindi sapremo sicuramente se le motivazioni sono logiche. Se invece non sono logiche, è stata una cosa improvvisa o comunque le lamentele non erano lamentele non verbali, analogiche, non che la persona si lamentasse, diciamo, a parole. E poi, paf, improvvisamente sparisce, allora significa che le motivazioni sono state emotive. Una volta capite le motivazioni, comunque dobbiamo effettuare un riaggancio, dobbiamo riuscire a rientrare
a rientrare in qualche modo. Ora, qui le tattiche di riaggancio sono, le strategie di riaggancio sono differenti a seconda che si tratti di, diciamo, abbandono per motivazioni emotive o abbandono per motivazioni logico-razionali. Ecco quindi che qui dobbiamo imparare ad incarnare due ruoli. Il ruolo della persona che soddisfa le esigenze logico-razionali, della persona istituzionale, diciamo così, e dobbiamo, e questo ci servirà, questo ruolo, quando dovremo appunto fare un riaggancio sulla parte logico-razionale, se l'abbandono è dovuto a una carenza logico-razionale. Però dobbiamo anche imparare a incarnare l'altro ruolo, quello trasgressivo, che soddisfa la parte emotiva, che ci servirà sicuramente quando, diciamo, dobbiamo fare un riaggancio da un punto di vista emotivo, ma comunque incarnare un ruolo trasgressivo è sempre utile, e anche un ruolo istituzionale è sempre utile, perché comunque poi per mantenere una relazione, per effettuare quella che viene chiamata la manutenzione del rapporto, una volta che siamo riusciti a riagganciare questa persona, dobbiamo effettuare una manutenzione del rapporto, altrimenti si ricadrà rapidamente, diciamo, nella situazione precedente. E quindi è necessario saper giocare entrambi i ruoli, ruolo istituzionale e ruolo trasgressivo. Poi dobbiamo anche capire, per effettuare un riaggancio, se abbiamo dei possibili alleati, all'interno, ad esempio, di persone di cui il nostro ex partner gode stima e considerazione. Dobbiamo fare una valutazione del genere, perché potremmo utilizzarli. Dobbiamo capire quelle che sono le distonie, cioè possibili emozioni compresse e non espresse, perché anche questo poi ci servirà per somministrare rapidamente emozioni. Quindi dovremmo fare quella che viene definita l'analisi dei punti distonici, capire in quale era della vita la persona che ci ha lasciato, diciamo, ma che amiamo ancora, non è soddisfatta. Le aree della vita possono essere cinque: rapporti con la famiglia d'origine, rapporti con la famiglia acquisita, rapporti affettivi, sentimentali, sessuali, la realizzazione verso l'esterno e la realizzazione verso l'interno. Insomma, una volta fatta tutta questa analisi e capito esattamente, diciamo, questa analisi può essere fatta o indirettamente andando a recuperare dei ricordi, insomma, dedicando un po' di tempo, oppure anche direttamente se abbiamo ancora possibilità di interagire con questa persona. Queste sono le basi per effettuare una strategia per il riaggancio. Ovviamente quella strategia va personalizzata sul caso particolare, ma queste sono le basi di partenza. È possibile recuperare una relazione, ci sono dei criteri per valutare le probabilità, e a seconda delle probabilità dobbiamo vedere se vale la pena metterci in gioco, quanta energia spendere e quanto tempo dedicare. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog http://soluzionevip.com. Ciao a tutti!